Vola nella capitale il mercato delle locazioni turistiche brevi, ma serve un'accelerazione sul fronte di un riassetto normativo e fiscale di questa esigenza ormai indifferibile e su cui c'è un'ampia convergenza politica a sostegno di un comparto che rappresenta ben il 10% del PIL regionale. Si è parlato nel corso dell'evento organizzato dalla FIAIP Roma, la prima edizione di un appuntamento che annualmente farà il punto sul mercato immobiliare capitolino e darà conto delle attività territoriali della Federazione Agenti Immobiliari Professionali, ha richiamato personalità della politica e del giornalismo nella location d'eccezione dell'Acquario Romano all'Esquilino. Dopo l'assemblea della FIAIP Roma e Provincia, che ha approvato tra l'altro il bilancio 2022, è stato il turno del report sui dati raccolti nell'ultimo anno dall'osservatorio. Numeri che confermano la generale ripresa iniziata nel dopo pandemia e con dei trend di domanda sempre più orientati verso gli immobili green e quelli con maggiore disponibilità di spazi esterni. Eur, Montesacro ed Aurelio tra i quartieri più richiesti. È una città di forte interesse. In vista del giubileo ci sono molti investimenti che si stanno facendo anche sull'hotellerie e anche sulle case vacanza, quindi c'è grande fermento. Quello che la città aspetta, che tutti noi aspettiamo, è un'organizzazione migliore della città, una gestione che renda questa città più vivibile e di controbatto ci sarà un sicuro aumento dei prezzi e dei valori immobiliari. Di grande interesse poi la tavola rotonda, moderata dal giornalista economico Vincenzo Campo, sul tema delle locazioni brevi ad uso turistico, a cui hanno preso parte i deputati Andrea Casu e Federico Mollicone, oltre al presidente nazionale di FIAIP Baccarini e al presidente di Confedilizia Spaziani Testa. A Roma c'è una situazione che è particolare, nel senso che abbiamo un centro storico molto grande, quindi non c'è, a nostro avviso, come Confedilizia la pensiamo così, quella pressione di cui si parla in tante occasioni. E non c'è, venendo all'altro tema, quello della regolamentazione anche a livello nazionale, non c'è a maggior ragione a Roma, ma secondo noi non c'è neanche in città come Firenze e Venezia, la necessità di mettere paletti ed ulteriormente regolamentare una manifestazione della libera, insomma, proprietà privata, diritto di proprietà, che è già ampiamente regolamentata. Dagli interventi è emersa tutta l'importanza di accompagnare la ricettività con la rigenerazione di spazi urbani complessi. Solo una delle tante sfide che inevitabilmente porta in una metropoli della storia millenaria come Roma essere meta in cima ai desideri di milioni di turisti da tutto il mondo. È indispensabile prendere un'iniziativa a livello nazionale, farlo ascoltando tutti i soggetti e cercando di semplificare il quadro normativo che è troppo complesso e che origina tanti dei problemi che oggi noi viviamo nelle nostre città, nel cuore delle nostre città, nelle città d'arte, nelle città turistiche. Ecco, serve un impegno e io penso sempre che dal confronto con soggetti che ogni giorno operano in un settore possono venire spunti utili e interessanti per trovare soluzioni. Come Parlamento io ho posto in questa sede la disponibilità della Commissione Cultura e insieme alle commissioni congiunte coinvolte per appunto fare una risoluzione che dia acceleri questo processo. E nel merito sicuramente il turismo va incentivato anche gli affitti brevi, ma devono essere regolamentati, perché altrimenti si rischia con la gentrificazione che i centri storici poi delle città d'arte, a cominciare da Roma, non siano più così attrattivi. Sono stimate in 5 milioni le presenze turistiche nella capitale, che ogni anno sfuggono ai dati ufficiali anche grazie alla proliferazione delle piattaforme digitali. Le proposte della FIAIP in questo senso sono chiare e vanno nella direzione del riordino di una materia, oggi intricata e ridondante, di cui beneficerebbe anche la trasparenza e l'emersione del sommerso. Semplificazione, un'armonizzazione con un unico adempimento digitale ad un'unica banca dati ricevente, e sarà questa banca dati che noi abbiamo proposto essere la questura che distribuirà telematicamente, digitalmente, alle altre banche dati, regioni, comune, agenzia delle entrate e banca dati europea, gli stessi dati e informazioni che vengono richiesti una volta sola al proprietario o al gestore professionale che sia anche un'agenzia immobiliare. Questa è la prima proposta. Le altre quattro proposte sono quelle di uniformare le normative regionali, che sono troppe differenti le une dalle altre, disincentivano l'investimento trasversale
sociale nel nostro paese. L'altra proposta è quella di dare attuazione reale al decreto crescita, quindi al codice identificativo nazionale, e quindi far sì che tutti, quando vanno a inserire gli annunci immobiliari, mettano questo codice e ci siano i controlli adeguati. Le altre due proposte sono di abrogare due norme: la norma cosiddetta Venezia, quella introdotta nel decreto aiuti, che vuole, diciamo, o meglio dà l'opportunità, la possibilità al comune di Venezia di poter limitare temporalmente il diritto del proprietario di affittare per periodi brevi l'immobile, si parla di 120 notti, secondo me è una norma di dubbia costituzionalità. E l'altra norma è quella che vuole invece imporre, o meglio trasformare, il proprietario in un imprenditore che decidesse di affittare più di 4 appartamenti per periodi brevi. Secondo noi qua c'è già una legge, che è l'articolo 2082 del codice civile, che stabilisce quando si deve diventare imprenditore, cioè quando si ha un'organizzazione di mezzi e di persone.